Extra Estate è offerta da Amici di Teleromagna, buongiorno, bentrovati, buon weekend a tutti. Primo weekend di luglio dedicato alla notte rosa prevalentemente, extra estate. Abbiamo parlato di tutto, delle varie proposte nella puntata di ieri. Oggi entriamo in territori così dell'entroterra. Abbiamo parlato soprattutto naturalmente della Riviera, partendo da Rimini, un po' il fulcro, e risalendo fino a Cervia Milano Marittima, con sindaci, assessori, con tantissima carne al fuoco. Qui vedete brevemente, ringrazio insomma la regia, tutte quelle che saranno le proposte all'interno del fascicolo del nostro settimanale di Extra. Ricordiamo, come sempre, come ogni anno, la grande collaborazione, preziosa collaborazione dei colleghi del Corriere Romagna. Ce n'è davvero per tutti i gusti, e naturalmente tra proposte gastronomiche, divertimento, musica, teatro e cultura, e non solo, più le rubriche classiche dedicate agli animali e appunto al divertimento e allo sport durante l'estate. Entrando in studio, io saluto alla mia sinistra Tomasz Kirenczuk. Credo e spero, l'ho studiata e provata diverse volte, che la pronuncia sia corretta. L'hai fatto benissimo. Benissimo. 1-0 e palla al centro. Direttore artistico di Sant'Arcangelo Festival, al primo appuntamento, se vogliamo, al debutto stagionale. Grazie per essere con noi, poi partiremo proprio da Sant'Arcangelo. Da quest'altra parte Stefano Bellavista, ci spostiamo dalle parti di Sogliano. Esatto. Ancora entroterra, ben trovato. Sponz Fest Sogliano, o meglio, anteprima Sponz Fest, quasi più difficile che il nome di Thomas. Cioè, devo dire che ci trattiamo piuttosto bene questa mattina. E allora, partiamo dal Sant'Arcangelo Festival. Partiamo da una proposta, le date innanzitutto, 8-17 luglio. Dovessimo preparare una cartolina, cosa metteremmo? Allora, su questa cartolina sicuramente possiamo mettere la presenza di tantissimi artisti, tantissime artiste internazionali italiani, perché il Festival di Sant'Arcangelo, soprattutto un festival internazionale, allora per noi è molto importante di creare uno spazio in cui il pubblico del festival può incontrarsi, confrontarsi con le diverse realtà, punti di vista per quanto riguarda non solo il teatro, ma anche la realtà sociale e politica, perché chiaramente tramite il teatro parliamo anche sulle cose importanti della nostra quotidianità. Su questa cartolina io sicuramente metterei anche un oggetto che allestiamo sulla piazza Ganganelli. Durante il festival ci sarà una grande tavola rotonda di 12 metri di diametro, che è un oggetto simbolico per questa edizione di festival, perché credo che è un oggetto così, come una tavola rotonda grande, è anche un tipo di invito per tutti noi a incontrarsi, a condividere il nostro tempo, la nostra sensibilità. Allora penso che sì, questo probabilmente è un oggetto urbano più simbolico per questa edizione del festival. Posso chiedere l'emozione di guidare per la prima volta una, come dire, sicuramente un grande onore, immagino, no? Orgoglio, eccetera, comunque un appuntamento che fa comunque la storia, no? Di un territorio come Sant'Arcangelo, che da sempre è uno dei salotti, insomma, no, della nostra terra. Lì le emozioni sono tantissime, perché poi chiaramente Sant'Arcangelo Festival lo conosco, io mi sono trasferito a Sant'Arcangelo agosto scorso, allora diciamo che pian piano... Preso confidenza con il territorio. Sì, insomma. Sì, ne sono molto contento, mi trovo molto molto bene a Sant'Arcangelo Emilia Romagna, ma Festival lo conoscevo anche da prima, da spettatore, da curatore, da operatore che veniva qui e che anche riguardavo molto questo Festival. Sì, è sicuramente un privilegio, una fortuna, un orgoglio, perché questo festival ha la sua importanza incredibile per quanto riguarda l'arte performativa italiana, ma anche dal punto di vista internazionale ha la sua importanza. E poi devo dire che anche io sento una felicità, anche perché devo dire che quest'anno abbiamo lavorato moltissimo con le mie colleghe, con i miei colleghi dall'ufficio, per portare questo programma che fra qualche giorno parte, e siamo molto felici che alla fine siamo riusciti a presentare quasi tutti gli artisti di cui abbiamo pensato, di cui abbiamo sognato. Allora qui
viene anche questo momento di una felicità, perché fra qualche giorno tutto quello che noi stavamo preparando per gli ultimi mesi incontrerà finalmente il pubblico. Importante anche da dire che questa edizione non è soltanto la mia prima, ma anche la prima edizione, diciamo, dopo pandemia, perché chiaramente il festival non si è fermato mai, gli ultimi 2 anni è stato diretto da Motus, ma era anche organizzato sotto regime pandemico, no? Invece quest'anno non abbiamo più i limiti delle capienze, torna in bosco, cioè dopo festival in cui organizziamo i concerti, i DJ set, tutta la parte notturna del festival, allora speriamo che sarà un momento di incontro, di una condivisione importante. Ecco, poi parliamo del cartellone, perché comunque degli appuntamenti 8-17 luglio, quindi c'è un più di una settimana, se vogliamo. Chiedo questo, direttore artistico, quindi in cima, se vogliamo, alla piramide, no? Che però immagino preveda una squadra alle spalle, di quali magari a volte si parla anche meno, però credo sia giusto, no? Un lavoro di equipe che vada a valorizzare, a preparare, e immagino ci sia una preparazione piuttosto lunga, diceva, qui da quasi un anno praticamente, no? A Sant'Arcangelo. Ecco, che squadra è quella del Sant'Arcangelo Festival? La squadra è fantastica, veramente questo dico con tanta sincerità, anche perché questa squadra di festival ha le capacità molto rare, cioè da un lato questo festival funziona benissimo, in senso in cui c'è una macchina che lo sa fare. Io quando mi sono trasferito qui mi sono trovato nel nostro ufficio all'inizio di settembre, prima di venire chiaramente mi chiedevo come andrà, come ci organizziamo a lavorare, quanto tempo ci servirà per partire a lavorare veramente. Invece con loro già dal primo giorno si poteva fare le cose, perché veramente hanno una conoscenza di questo festival incredibile, hanno anche un grande amore verso questo festival. Chiaramente l'equipe del festival non è molto grande durante l'anno, perché noi siamo 5-6, e poi durante l'anno arrivano le persone che prendono responsabilità per i diversi settori. Poi chiaramente ci sono i stagisti, ci sono anche ragazzi e ragazze del servizio civile che fanno anche una forza importante di questo festival. E penso che la cosa molto caratteristica per l'equipe del festival è quella che è composta dai professionisti, ma anche delle persone che amano questo festival e questo lavoro, e questo porta un grande piacere anche nei momenti difficili, perché chiaramente ci sono anche i momenti difficili. Non è così che un festival così grande come Sant'Arcangelo, che ha più di 40 compagnie, più di 170 repliche in 10 giorni, le persone che vengono da tutto il mondo, non è così che si fa senza sforzo, senza difficoltà, ma è una cosa bella di trovare soluzioni in situazioni diverse con una squadra come quella di Sant'Arcangelo. Poi entriamo nel dettaglio, perché vi dobbiamo alcuni nomi, alcuni appuntamenti anche più significativi, ma dopo la pubblicità, arriviamo subito. Quando lottiamo per migliorarci, tutto intorno a noi diventa più bello. Non ci sono passi falsi, se l'obiettivo è dare il massimo per noi stessi e per chi è sempre al nostro fianco. In Monge lo sappiamo, perché ciò che facciamo bene oggi migliora i nostri domani. Con questa filosofia vi offriamo il meglio della nostra esperienza. Monge Natural Super Premium, alimenti made in Italy di alta qualità per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food. Allora, caro Tomas, di nuovo insieme, dalla cartolina passiamo alla locandina. Passiamo alle date, cosa ci racconti, cosa abbiamo in calendario? Allora magari partiamo dalla prima fine di settimana, perché già venerdì, sabato, domenica 8, 9, 10 è pieno dei spettacoli, abbiamo 9 o 10 prime durante questa fine di settimana, tra cui magari possiamo parlare su due artiste che vengono per la prima volta in Italia in assoluto. La prima è una artista che viene da Portogallo, Monica Caillé, una coreografa che porta uno spettacolo ensaio per una cartografia, uno spettacolo di danza bellissimo con 12 danzatrici tutte femmine che creano un tipo di durante questo spettacolo osserviamo la nascita di una comunità temporanea
che è basata su supporto, su essere insieme, su fallimento, anche su un'esperienza difficile. È un lavoro bellissimo, anche molto raro di vedere Monica Caillé in questa parte d'Europa, allora sicuramente è da non perdere. L'altro spettacolo di cui vale la pena nominare è quello da un'artista polacco-olandese, Maria Maddalena Kozłowska, che porta lo spettacolo Commune. Anche Maria Maddalena Kozłowska viene per la prima volta in Italia, anzi questo spettacolo sarà presentato per la prima volta fuori di Olanda. È l'altra prima volta che facciamo è quella di andare al bellissimo Teatro Galli a Rimini, perché credo che, se non sbaglio, è la prima volta quando al Galli Sant'Arcangelo Festival presenta lo spettacolo del suo programma. Qui un lavoro molto originale, molto bello, perché Maria Maddalena Kozłowska è un'artista che lavora molto sulla musica, sui generi artistici. Qui si confronta con genere operistico e prova di capire come si potrebbe usare l'opera dal punto di vista politico. Allora, sul palco abbiamo i performer, i musicisti, anche gli artisti dell'opera, che cambiano il loro ruolo e creano questo interessantissimo racconto che riguarda anche le forze femminili. Questo spettacolo presentiamo il 9 e il 10, e poi il 10 Maria Maddalena Kozłowska fa anche il workshop a Sant'Arcangelo, perché anche questo fa parte della nostra programmazione, workshop gratuito che dura 4 ore, con una possibilità di entrare alla sala consigliere di comune, perché il workshop si farà di là. Ecco, prima di spostarci a Sogliano, non dico vicini di casa, ma comunque il territorio è abbastanza, sì, non c'è moltissima distanza, dicevo. Il pubblico, che tipo di pubblico c'è? Un'offerta per, poi è una domanda che voglio rivolgere anche a Stefano, perché insomma parliamo anche qui di un percorso, di un appuntamento più ridotto per quel che riguarda le date, ma ugualmente interessante. Per quanto riguarda il pubblico, questo di Sant'Arcangelo è molto variegato, direi, perché da un lato sono tantissime persone proprio da Sant'Arcangelo, della zona, che seguono il festival e che anche lo amano, e questo da quando mi sono spostato a Sant'Arcangelo ho capito molte volte quanto importante questo festival per la cittadinanza è, perché si sentono anche le aspettative, molte, speriamo che riusciremo a incontrare durante il festival. Ma poi chiaramente tra il pubblico abbiamo anche tantissimi artisti, ospiti, professionisti che vengono dal tutto del mondo, perché Sant'Arcangelo offre questa l'unica possibilità di incontrarsi in una città piccola ma molto bella, molto accogliente, e vivere questa esperienza di festival insieme, perché credo che questa è la forza di Sant'Arcangelo, che offre non soltanto una programmazione artistica molto originale, molto, molto interessante, ma offre proprio questa esperienza di vivere un festival insieme con gli altri. Immagino insomma ci siano grandi aspettative e spalle larghe e responsabilità. Ci stiamo preparando. Esatto, anche perché è stato un bel percorso di avvicinamento, credo tanti mesi, no, di lavoro, assolutamente. Caro Stefano Bellavista, ci spostiamo a quest'anteprima Sponz Fest Sogliano. 8-9 luglio, quindi sono due date in pratica, sì. Anteprima, quindi di fatto l'antipasto di un qualcosa, di che cosa esattamente? Vogliamo partire da lì? Se partiamo da questo aspetto, diremo che è l'antipasto dello Sponz. Lo Sponz è un festival ideato e curato da Vinicio Capossela, nato a Calitri, sia lui che il festival, e quindi è un omaggio alla sua città di origine, al suo territorio. Quindi siamo decisamente più a sud, insomma. Sì, siamo in provincia di Avellino. E questa è la 10ª edizione, quindi 10 anni di un festival che unisce alla musica e agli incontri, quindi alla conversazione, all'incontro fra persone, operatori e cittadini, unisce ogni anno un tema, un focus su un tema che Capossela propone. Da 2 anni il suo festival vive un'anteprima, quindi un focus che naturalmente serve per divulgare il suo manifesto, il suo messaggio, e secondo me questo è un aspetto di grande importanza, cioè di un artista che si mette in gioco in prima persona, non per un'attività artistica fine al proprio disegno progettuale o al proprio intento, ma per condividere
dei temi di carattere politico. Sappiamo che il termine politico è un termine nobile e quest'anno l'accento infatti è posto su cultura e coltura, quindi è un omaggio al tema della terra. Quindi cambia in pratica semplicemente una vocale di fatto, sì. Ma nel senso, in un cartellone, in un appuntamento, meglio dire, visto che parliamo di un weekend di fatto, no? Una proposta, parliamo di un pubblico, no? Che si rivolge soprattutto a chi? Cioè l'idea qual è? L'idea intanto è quella di rivolgere un invito ad un pubblico eterogeneo, quindi al pubblico degli amanti o degli appassionati della musica d'autore. Vinicio Capossela è un eccellente cantautore italiano, ma è un invito anche al pubblico o a coloro, a quelle persone che amano vivere in stretta relazione con il paesaggio, con l'ambiente, la terra, il bosco, i sentieri, il trekking, ma è un invito anche a coloro che hanno fatto, ad esempio, della propria rimodulazione di progetto di vita un intento e una idea di impresa. Quindi parliamo di coloro che sono tornati nell'entroterra o di coloro che hanno continuato in questi anni a vivere nell'entroterra, quindi a resistere e a rimodulare la loro attività di impresa, tipicamente nel rapporto con la terra. Parliamo degli agricoltori, parliamo di coloro che attraverso la terra hanno definito un disegno di vita. Coniugare questi aspetti, paesaggio, cultura, lavoro agrario e cultura, è un elemento di estrema nobiltà, se vogliamo. E qui c'è il riassunto di questa decima edizione dello Spons Fest e anche dell'anteprima, che quindi presenta un antipasto sia del manifesto sia di questi intenti incrociati insieme. Poi tu vieni dal teatro, dicevamo di Longiano anche, no? Quindi insomma, non so, immagino che siano territori, a proposito di belli, sì, che conosci molto bene. Guarda, hai citato Longiano, che non è in questo momento il luogo dove noi lavoriamo, ma non è casuale quello che si definirebbe un lapsus. Non è casuale, perché il fatto di trovarci qui oggi al tavolo insieme a Sant'Arcangelo di Teatri ha un significato molto forte. Significa che le operazioni di innovazione e di ricerca producono attività fertile sui territori, quindi il tema della ricerca teatrale nelle sue diverse espressioni, che possono essere quelle narrative, quelle della danza, della musica, comunque il tema della ricerca semina sul territorio, e questo appunto è un territorio che rispetto al teatro ha dato molto e ha offerto molto. Noi da Sogliano lavoriamo da oltre 20 anni intorno ad un'idea di teatro in un luogo dove non esisteva un teatro. Noi da oltre 20 anni il teatro lo proponiamo fuori dal teatro, quindi nei luoghi della comunità, nelle barberie, nelle officine meccaniche, e negli ultimi anni proponiamo il nostro teatro nei boschi. Quindi il percorso notturno, il recital o la narrazione con autori e interpreti importanti del teatro nazionale, e coniugando quindi questa esperienza del teatro, della parola e del testo al vissuto con il paesaggio che è l'elemento di maggiore valore che il comune di Sogliano possiede. In questo senso c'è un intento con l'amministrazione pubblica da alcuni anni, e quest'anno è ribadito, e l'intento è quello di valorizzare il paesaggio. Perché quindi Spons Fest è una emanazione del progetto culturale teatrale che da alcuni anni svolgiamo. E quindi lo Spons Fest, che pone l'accento sulla cultura, sul lavoro agrario e sullo spettacolo, e quindi sulla fruizione culturale nei luoghi naturali, era per noi una occasione molto importante da cogliere e da promuovere. La serata conclusiva del festival, magari poi torneremo sul programma, si svolge appunto in un campo di grano, all'interno di un campo di grano. Ci racconti, perché siamo sì, curiosi. Quindi la nostra è l'attività teatrale che d'estate si trasferisce nel teatro naturale diffuso che il paesaggio molto spesso è in grado di offrire. E lì, anche perché parliamo di cartoline, direi che insomma la cartolina, anche quella del territorio, è sicuramente, la natura aiuta, ecco, da questo punto di vista. Ci fermiamo per l'ultimo spot, pochissimi secondi, non andate via, poi chiudiamo proprio anche sulle due date. Arriviamo. What time is-
Well, let's party! Come on over here! Anteprima Sponz Fest Sogliano, 8-9 luglio, le due date. Torno da te Stefano per entrare ancora più nel dettaglio, visto che anche la locandina, insomma, ne parliamo. Sì, il direttore artistico, quindi Vinicio Capossela, chiede sempre di focalizzarsi nella definizione del programma, del cartellone, che comunque sceglie lui, su quello che secondo lui è il genius loci. Quindi lui dice, ok, io ci sono, però voglio coinvolgere intorno a me l'espressione artistica e identitaria del territorio in cui mi trovo e del territorio che mi ospita. Quindi il venerdì sera, in apertura di festival, una dedica molto nobile e importante alla poesia dialettale romagnola. Quindi apriamo con una conversazione insieme a Giuseppe Bellosi e insieme a Vinicio Capossela, legata al tema e alla storia, all'inquadramento, diremmo così, della poesia dialettale romagnola proprio come elemento linguistico alto della nostra cultura. Casualmente scivoliamo decisamente ancora su Sant'Arcangelo, perché Tonino Guerra, Nino Pedretti, Raffaello Baldini sono rappresentanti altissimi di questa tradizione. Coniughiamo la poesia dialettale romagnola con la musica e il ballo popolare Emiliano Romagnoli, anche questi elementi di grande tradizione studiata e raccontata e anche manifestata da diverse esperienze. Una di queste è l'Uva Grisa, sarà presente per una festa di piazza e per un aperitivo contadino, per poi lasciare spazio al palcoscenico ai Bevano Est e a Nicoletta Fabbri e Lorenzo Bartolini, due attori che in stand-up leggeranno poesie degli autori della nostra tradizione e cultura. Il venerdì si chiude e si chiuderà con una poesia della buonanotte, idealmente al Parco di San Donato, quindi un parco immerso nel verde, e daremo la buonanotte agli spettatori con la lettura di poesie di Annalisa Teodorani, sant'arcangiolese anche lei, e di Francesco Gabellini. A chiudere questa serata della buonanotte e ospiti saranno slavi, bravissime persone, con un concerto che tutto ha fuorché quello dell'accompagnamento al sonno. Quindi un festival che coniuga questi temi e che li lega al paese e al paesaggio. Il sabato invece l'accento passa sul sottotitolo, sul tema, la cultura e coltura, con due incontri molto importanti legati al tema della biodiversità, e quindi sono due conversazioni sempre condotte da Vinicio Capossela. E sarà un mercatino dei produttori dei prodotti della terra, chilometro zero, quindi un mercatino che vedrà la presenza di pastifici, di forni, di produttori di miele, di produttori di agroalimentare, di produttori di vino e di birra artigianale, quindi un focus su quella che è la produzione artigianale di cibo e di elementi della terra. Poi nei due giorni comunque vengono proposti trekking e visite guidate, nei due giorni vengono proposti ascolti speciali al Museo del Disco d'Epoca, ascolti al grammofono di dischi d'epoca, 78 giri in bachelite, con racconti, musica e ballo popolare. Il gran finale il sabato sera alla radura di Ponte Rosso. Uno spazio naturale immenso, enorme, oggi è un campo di grano, nei prossimi giorni il grano sarà mietuto, sarà raccolto in balloni, e questo è il contesto dove Vinicio ha chiesto di potersi esibire anche per rendere plasticamente, insomma, molto forte la sua proposta di spettacolo. Vinicio Capossela con il suo gruppo e con ospiti John De Leo e Don Antonio Gramentieri a completare
il line-up di questa serata di festa. Gran parte del festival è a ingresso gratuito, questo per favorire la relazione col paesaggio, e a pagamento il concerto finale del sabato sera, un concerto happening, e speriamo di trovare una buona relazione col paesaggio e col pubblico, che non è solo delle nostre terre, ma è un pubblico che proviene da diverse regioni italiane. Già da oggi sono molte le telefonate che giungono, e quindi una delle idee, uno degli intenti è proprio quella di portare Sogliano al Rubicone un po' più fuori dalla provincia di Forlì-Cesena e per due giorni entrare in relazione con il villaggio globale, il paesaggio globale, e di coloro che amano vivere del gusto e della cultura in relazione con le altre persone. Certo, quindi due ottime proposte: 8-9 luglio Sogliano, 8-17 luglio invece Sant'Arcangelo, con finalmente, dicevamo, insomma, le restrizioni che non sono più un nemico, caro Tomas, no? Perché qui davvero... È vero che è un periodo particolare, però si viene soprattutto da due estati molto molto difficili, e credo siano alte le aspettative, no? Chiaramente, penso che queste aspettative vengono non soltanto dal pubblico, ma anche molto dagli artisti, perché chiaramente anche agli artisti è mancato moltissimo questo contatto diretto, anche fare uno spettacolo per 100 persone è una cosa diversa di quanto lo fai per 300. Allora noi veramente a Sant'Arcangelo aspettiamo moltissimo questo momento in cui ci possiamo riunire attorno alla tavola durante DJ sets, concerti, workshop, tutti questi incontri che accompagnano il programma principale, e qui sicuramente più siamo, meglio possiamo vivere questa esperienza. Certo. Grazie Tomas Kirenciuk, buon lavoro naturalmente a Sant'Arcangelo, ringrazio Stefano Bellavista, grazie per essere stato con noi, grazie a voi da casa per averci seguito. È il primo naturalmente weekend di 7 dedicati a Extra Estate, il consueto format di Teleromagna, con la collaborazione naturalmente dei colleghi del Corriere. L'appuntamento è per venerdì prossimo, grazie, buon divertimento e buon weekend a tutti. Extra Estate è stata offerta da...